C'è tutto un discorso sulla economia della camorra come economia criminale. Questo discorso, sono contento di parlarne perché ciò che a loro dà fastidio è soprattutto parlare del loro business. E il loro business non significa parlare delle loro ville, delle loro macchine che gli vengono sequestrati, di quello tutto sommato non gli importa più di tanto, ma di come viene gestita l'economia. L'economia criminale è sempre un'economia a doppio braccio, cioè da un lato l'economia legale, dall'altro l'economia illegale che alimenta quella legale. La storia Parmalat con la camorra è terribile, interessantissimo studiarla. D'improvviso ci si accorge che Parmalat alle banche chiede tutta una serie di vantaggi portando come dati le vendite nel sud Italia. Vendite che non vanno mai al di sotto, ma di cifre assolute, cioè l'80% del mercato. Di fronte a dati così, le banche sono più favorevoli a dare soldi e a sostenere l'impresa. Come facevano a ottenere l'80% del mercato? Si è scoperto grazie a un'indagine del PM Curcio, della DDA di Napoli, cioè appaltavano alle organizzazioni criminali. Parlava, si incontrava col clan Tavoletta, che era il clan delegato al clan dei Casalesi, ad incontrare le imprese più importanti e, in cambio di una tangente di circa 100 milioni all'epoca di lire a settimana, imponevano alle organizzazioni criminali il latte in tutti i supermercati e i piccoli negozi in dettaglio, che vendono a dettaglio. Come si fa a imporre? Semplice. Vai dal supermercato e dici, con l'agente Parmalat che è affiliato, come è stato affiliato spesso l'agente Bauli, Marano, come è stato affiliato, di volta in volta hanno gli agenti commerciali che sono uomini vicini a certe organizzazioni. Spesso le imprese non lo sanno neanche, non era questo caso, ma a volte le imprese non lo sanno, come dire, possono magari intuire, ma fanno finta di niente. L'agente si presenta, il commerciante fa uno sconto del 3, 4, 5, 6%. Ora, non so se qualcuno di voi fa il commerciante, ma sa benissimo che 1-2 punti di sconto già ti cambiano la vita. Arriva la camorra e ti fa uno sconto più alto. Perché? A. Prendono già una tangente dall'organizzazione. B. L'organizzazione pretende e ottiene la gestione dei magazzini, quindi guadagnano anche lì, dei camion che portano in giro per l'Italia e guadagnano anche lì, e hanno i benzinai. Quindi tutti i passaggi su cui loro possono fare sconti e distruggono la concorrenza, che i magazzini invece non li hanno, che la benzina la devono pagare senza sconti e che i camion non hanno. Quindi qui non c'è una pistola in faccia. Poi arriva la pistola. Infatti è successo che il latte concorrente alla Parmalat in Campania si chiamava Foreste Molisane, se non erro, a un certo punto riesce con mille sforzi ad abbassare il prezzo del latte. A quel punto i commercianti iniziano ad andare a prendere il suo latte, arrivano le pistole, gli bruciano i camion, tutti i commercianti che comprano il suo latte pagano la tangente. Ah, tu vuoi comprare quel latte lì? Estorsione. Non lo vuoi più comprare, compri i miei prodotti? Non è estorsione. Oppure paghi estorsione e in cambio hai prodotti scontati, protezione con le banche, se vai giù ti presento io al direttore, se paghi l'estorsione nessuno ti ruba, se paghi l'estorsione e ti arriva un camion in ritardo ci parlo io con l'organizzazione, i vari camion, i padroncini, le assicurazioni ti faccio avere lo sconto io, se prendi operai a nero ti avverto quando arriva la finanza. E allora perché non pagare le estorsioni? Ecco perché purtroppo le mafie vincono quando propongono pacchetti convenienti. Pacchetti convenienti. Quando muoiono, quando questi pacchetti convenienti non riescono più a sostenerli, la gente li denuncia. Quando i soldi che dai ti rubano, le banche ti divorano, a quel punto l'organizzazione diventa solo una sorta di sanguisuga, a quel punto ti denunciano. Con Parmalat loro hanno fatto così, cioè il famoso 80% di cui parlavo all'inizio del discorso lo ottenevano perché le organizzazioni in ogni angolo del paese, del sud Italia, gli imponevano che i commercianti dei prodotti, e quindi erano sicuri, cioè se tu hai i casalesi che ti sponsorizzano un prodotto, e chi è che non, qual è il commerciante che non ti mette il prodotto a posto? E poi è importante capire perché il commerciante prendeva quel prodotto, perché non gli veniva imposto con una canna di fucile in bocca,
A volte succede anche questo quando il prodotto è debole, marche di caffè non affermate sul mercato, arrivi, mi prendi, mi esponi questo caffè al bar, beh veramente ero abituato con altro, bar bruciato, allora ti prendi il caffè. Questo succede, ma col prodotto affermato no, lo fai vincere con un punto di sconto. Come si è scoperto la storia dei panettoni di cui accennavo prima? Perché d'improvviso i panettoni a Marano iniziano a costare quasi il doppio. Beh, diciamo, è possibile, la gente non li compra più lì, perché la crisi di liquidità delle organizzazioni criminali ne hanno spesso. La nuova camorra organizzata di Cutolo è morta perché non aveva liquidità, tutto investito, e quindi soprattutto i soldati, quando dovevano avere bisogno di soldi liquidi da dare alle famiglie o per loro stesse, non l'avevano. Dopo un mese, dopo due mesi non ti pagano, passi all'altra organizzazione. Ebbene, cosa succede? In Uvoletta di Marano non avevano liquidità, dovevano dare la tredicesima a tutti gli affiliati in carcere, allora hanno messo una tassa sul panettone. Così scoprono e parte un'indagine e scoprono che quella tassa era stata voluta dagli agenti stessi che avevano dato il panettone ai salumieri, ai supermercati, i quali avevano preso benissimo questo panettone lo stesso, perché in cambio di quella tassa oggi avrebbero avuto uno sconto negli anni successivi, nei mesi successivi. Questo è il meccanismo. Sempre e soltanto convenienza, sempre e soltanto capacità di fare business. Business, Carmine Alfieri, pentito della nuova famiglia, nemico di Cutolo, interrogato, lui si è impentito, gli chiede, ma la sua vita, l'organizzazione, quali valori si ispirava? Lui dice, a tre valori, business, business, business. Non esiste altro al di fuori. Tutto ciò che fa guadagnare, qualunque cosa faccia guadagnare, lì c'è il loro interesse. L'Italia è un paese che, ahimè, fondato sul cemento, e quindi tutto il ciclo del cemento è attenzionato. Per fortuna non tutto il ciclo del cemento è in mano loro. Purtroppo, e chiunque fa politica questo lo sa, nei subappalti, i noli, il Movimento Terre, noli a freddo, noli a caldo, massimo ribasso, ecco, in tutte queste dinamiche l'organizzazione c'è. E c'è perché se lo può permettere. E molte famiglie di 'ndrangheta sono diventate numeri uno nel settore edilizio, appunto pale meccaniche, Movimento Terre. Poi sono velocissimi, risolvono tutto, sanno con i politici con cui parlare, non significa i politici con cui parlare, cioè bustare le pistolettate. Spesso è un modo, per esempio Pasquale Zaccaria risolveva i problemi a Parma, o piuttosto in Emilia Romagna, Pasquale Zaccaria boss, adesso in galera, non è che andava a sparare al sindaco, o lo corrompeva. Sapeva a chi rivolgersi, per oleare, per far andare veloce. Sanno esattamente perché sono i migliori, perché investono tanto. E perché investono tanto? Stavo raccontando dei calabresi. I calabresi hanno investito i soldi dei sequestri. Tutti i soldi dei sequestri, mica ci compravano le Lamborghini, sì, qualcuno di loro pure, ma o ci compravano una casa migliore, no, mettevano a posto la loro casa di platino, dopodiché tutti i soldi nelle pale meccaniche. E vinciamo a Varese. Perché gli imprenditori di Varese stanno un po' dietro, perché quelli legali di Varese hanno meno soldi, perché hanno più paura. Idem nel settore, ha fatto così la Camorra con la Coca. Perché un'impresa di Camorra vince? Perché se un'impresa legale va in crisi, non prende la liquidità dalla Coca. La Camorra prende la liquidità dalla Coca. Se c'è un concorrente troppo forte, come gli fai a bruciare i magazzini, devi pagare uno slavo? E poi prima o poi ti beccano. L'organizzazione criminale, in automatico, se c'è un concorrente che sta iniziando a dare fastidio, lo terrorizza. Questo rende le organizzazioni forti. La crisi dei rifiuti a Napoli, devastante, devastante. Io cerco sempre, quando parlo della crisi dei rifiuti a Napoli, di parlare per immagini. L'immagine che mi ha più impressionato è questa, cioè se accorpassimo tutti i rifiuti gestiti dalle organizzazioni criminali campane, scoperti, quindi solo quelli scoperti dalla magistratura, che io cito nell'ultima parte del mio libro, creeremmo una montagna superiore all'Everest. Questa roba è impressionante. Se tu metti insieme, esce. Solo quelli scoperti. Con la crisi sono arrivate tonnellate di danari in Campania, adesso è tornata ovviamente. Questi danari persi, la politica a chi li dà? Prebende, consulenze, voti di scambio, cioè assumi tanta gente che poi ti voterà. La Camorra cosa fa? Purtroppo reinveste.
reinveste. E infatti ti trovi imprese ai massimi livelli sulla spazzatura che puliscono la Liguria, stanno in Francia. Cioè, come è possibile? Napoli è piena di malmezza e le imprese campane hanno i migliori standard, addirittura che vincono appalti in Europa, nelle città dove sono severissimi. E sì, perché a quale altre imprese arriva quella pioggia di milioni di euro per poter specializzare e migliorare il proprio know-how, il background di esperienza? E quindi ogni volta che tu vedi la monnezza a Napoli, la crisi, oppure queste inchieste come quella che riguarda questo territorio sull'Ndrangheta, il terrore non deve essere quello di nascondere, no, non è così, la gente è per bene. Sì, è chiaro, la gente è per bene, la parte maggiore lo è, ma perché tutta questa roba inquina l'impresa per 5 imprenditori criminali. Ci sono tantissimi che arrivano a investire nelle squadre di calcio, che arrivano a mettere le mani dove le cose contano. Ce ne sono 500 giovani imprenditori che vengono tagliati fuori. Io quando ho scritto il porto di Napoli mi ricordo la sofferenza, perché ci è infangato in questo modo il porto di Napoli. Ma vi rendete conto che si movimenta tutta roba che poi non va al fisco e quindi puoi vendere più facilmente? Perché io spedisco un paio di scarpe a certi porti che le dogane non me lo fanno tassare, il negoziante che lo riceve può mettere una percentuale di sconto maggiore. E quindi cosa fa? Vince contro il negoziante che purtroppo per lui non è riuscito a prendersi il paio di scarpe che è passato da un porto franco. Non capire queste dinamiche significa anche non capire quando passeggiate per il centro della città e vedete spuntare negozi, ma com'è possibile? O magari dentro di te dici, ma io ho cercato tutta la vita di lavorare, come lo aprivo un negozio? Ristoranti, catene. Adesso tra poco usciranno notizie interessanti di inchieste, almeno così mi dicono, su importanti catene di ristorazione in mano all'organizzazione, che si mangiano mezze robe, all'improvviso vedi uscire tutti. E poi la grande inchiesta delle procure. La Procura Nazionale Antimafia quest'anno è riuscita a produrre dei documenti bellissimi, uso la parola bello per dire che potrebbe rendere più bella l'Italia, segnalando che il primo imprenditore nella ristorazione italiana è la mafia. Cioè tutte e tre le organizzazioni battono addirittura gli introiti delle maggiori catene di ristorazione. Sono paragonabili ai profitti che fa Autogrill e spesso li bissano in alcune fasi. Uno su tutti, io lo cito sempre, il Caffè de Paris dell'Ndrangheta, al centro di Roma, via Veneto. Loro si comprano ovviamente sempre ristoranti e bar dove preferiscono, dove ci vanno politici, dove ci vanno attori, li puoi fregare, conosci le loro debolezze, se gli piacciono le ragazze, se gli piacciono le ragazzine, la coca, gli uomini, li osservi, li ricatti, li abbindoli. Perciò è importante avere un locale vicino ai luoghi di potere, no? Conosciuta la debolezza di una persona, ecco il ricatto costruito. Le mafie insegnano questo, persino Il Padrino c'è questo racconto, no? La ristorazione, il nostro massimo vanto, la qualità culturale italiana che ci ha reso celebre insieme alla musica, all'arte, alla Costituzione, alla nazione, nel mondo, in mano a loro, e tutti, tutto sommato, pensano che sia una cosa. Pensate che addirittura per prendere in giro questo, dei ragazzi, credo di più o meno di queste parti, a Barcellona hanno aperto un locale e l'hanno chiamato la mafia a tavola, proprio per prenderli in giro, per prendere in giro la maggior parte di locali italiani e non solo italiani, cinesi, poi in realtà loro ci mettono quello che vogliono dentro, devono solo comprare, proprio per prendere in giro tutti questi ignari utenti e clienti che non sanno come sia possibile d'improvviso, dal niente, ti appare un negozio, ti fa ottimi prezzi. E io nel libro racconto anche di la Scozia, di come la torre arrivano ad Aberdeen. Ora immaginate Aberdeen, città grigia, con tutto il rispetto per la Scozia, voglio dire, la cosa più lontana dal turismo, loro capiscono che c'è possibilità e iniziano a invadere con loro locali. Iniziano a imporre le forniture, cioè i pomodori arrivano da me, i formaggi devono arrivare da me, non li vuoi da me, non hai formaggi, oppure non li vuoi da me, hai formaggi al 50% in più, al 20% in più, e così arrivano e diventano poi potenti, legittimi imprenditori, poi cercano di ripulirsi,
spesso sono già puliti, man. E arrivano, arriva, noi siamo un paese dove c'è scritto, cioè ci sono decine di articoli con nomi e indirizzi dei locali, ma stanno lì, perché i processi sono lunghi, perché devi dimostrare, anche se lo dimostri devi comprendere, tutti i soci erano consapevoli, e tanto passa il tempo e il locale non viene sequestrato. E se poi il locale viene sequestrato, i vicini, la gente del posto, ma come? Posti di lavoro in meno, ma come? Stai chiudendo un'attività? Quindi i magistrati si sentono di dover essere molto, molto prudenti. Ma com'è possibile che non è questo il dibattito nazionale? Cioè, a volte mi chiedo, ma com'è pensabile che non sia questo il dibattito nazionale? Ma di cosa parla la politica? Di cosa si occupa? Se non di questo? Com'è possibile? Perché dico di questo? Perché ci toglie alla persona di talento, alla persona che vale, al bravo cuoco, al bravo imprenditore, al bravo cameriere, toglie la possibilità libera di poter investire e sul mercato far capire se vale o se è legittimamente uno che deve essere sconfitto perché non è bravo a fare affari. Ma se invece tu dopi, trasformi, se tu costruisci solo imprenditori che hanno l'altra strada, ma come fai a diventare un imprenditore? Ma come fai a fare impresa? Ma come fai a essere libero? E perché il dibattito politico di questo se ne occupa sempre meno e sempre solo come una cosa da reprimere? Cioè come una roba da manganello, da ergastolo, che certo ci vuole, figuriamoci, la repressione è fondamentale nei segmenti militari, ma tutto il resto? E soprattutto, cosa facevate quando per decenni conquistavano il paese? Quando ancora oggi conquistano? Dove eravate? Dove eravate? Com'è possibile? Questo non avviene e si sa, si intuisce. Avevo promesso di essere breve, quindi chiudo su questa cosa. L'eolico. Avete presente la storia dell'eolico? La P3 e tutto via dicendo. Sapete come parte? E non è arrivato al grande pubblico. L'eolico parte da un'inchiesta della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sul riciclaggio di Camorra. Il clan Sarno. Riciclano in pizzerie e ristoranti e vogliono riciclare una cifra gigantesca che non emerge chiaramente dagli atti, ma diciamo gli osservatori, forse verranno smentiti di quegli atti, dicono che dovrebbe ammontare a 500 milioni di dollari. 500 milioni di dollari, che loro non sapevano come riciclare. Li affidano ai faccendieri che cercano di avvicinare personalità del governo e cercano di farsi approvare una legge che permetta agli alberghi di avere casinò. Poi, seguendo questi, che volevano riciclare questo denaro, quindi in Sardegna comprando, quindi denaro di mala, seguono, intercettano e vengono a scoprire tutti gli altri tentativi sulla Cassazione, poi lì la magistratura deciderà se c'è o no tutta questa storia. Ma tutto parte, ancora una volta, per la questione criminale. Ma allora, perché non diventa la priorità nazionale del dibattito? Ma anche la rottura con la maggioranza, per esempio, della destra finiana avviene su Nicola Cosentino. Perché non... Cioè, qui stava Di Girolamo, lo schema del riciclaggio in Fastweb. Montagne di denaro. Ma allora tu dici, non sei tu l'ossessivo? No, perché a volte mi fermo e dico, ma forse sono io, la vedo ovunque. Mi devo calmare, mi devo occupare di altro, non può essere. Poi vedi queste cose e dici, dannazione. Cioè, le cose importanti, cioè sottosegretario a sviluppo economico, quindi stiamo parlando di una figura fondamentale del paese, c'è stata una persona, DDA, ha chiesto il suo arresto. Poi decideranno, vedremo, si difenderà, cosa succederà, ma questa è la situazione. E dici, no, ma non può essere. Com'è possibile? Allora c'è chi ti dice, no, ma non è vero, è innocente. Benissimo. Ma è o no un tema centrale? È o no un tema centrale? Dovremmo discutere di questo e molto poco di tutto il resto, perché o si risolve questa cosa, noi non andiamo da nessuna parte. E questo è un ragionamento non da politica, è un ragionamento da chi guarda le cose.